Oggi andiamo a disegnare con l'unicosca sulla resina. Don't do this at home. Per questo quadro ho utilizzato due colori, il celeste e il giallo. Stanno molto bene insieme e sopra il nero staccano veramente bene. Naturalmente ricopriamo tutta la superficie di nero e copriamo anche i bordi, anche se vedrete che poi il risultato non è dei migliori, comunque rimedieremo. È arrivato il momento di levigare tutta la superficie con la carta vetrata. Io uso una carta vetrata da 40. Levigare con questa levigatrice è davvero facile. Come vi dicevo, i bordi non mi sono piaciuti, per questo ho deciso di verniciarli con una bomboletta. Quindi shake, shake, shake. Ed ora proviamo a colorare con l'uniposca sulla resina e vediamo qual è il risultato. Ok, sembra proprio che possa andare. Comunque ragazzi, ricordatevi sempre di usare le giuste protezioni, soprattutto con la resina e soprattutto se siete in posti chiusi. Mi raccomando, usate sempre la maschera. Ed ora copriamo con uno strato trasparente tutto quanto il quadro. Ho deciso di disegnare il mio logo, che raffigura una parentesi graffa che racchiude un po' tutto. All the world. Come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, mi trovate su tutti i social. Noi ci vediamo al prossimo video, se volete ve ne consiglio qui due. E ricordate, tutto questo è arte graffa.